Ciao a tutti carissimi, sono Magolina, spero che stiate bene, che stiate passando una bellissima estate. Io sono in vacanza in Sardegna con la mia famiglia e oggi vi porterò con me perché andremo a visitare l'isola dell'Asinara. Per chi non lo sapesse, l'Asinara è un'isola a nord-ovest della Sardegna dove fino a qualche decina d'anni fa c'era un carcere di massima sicurezza e ora è diventata un parco nazionale. Tra poco prenderemo un battello dalla cittadina di Stintino per andare sull'isola e da lì con una macchinina elettrica andremo in giro liberamente tra le spiagge più belle. E detto questo, andiamo! Eccoci qua, siamo sbarcati, come potete vedere il panorama è magnifico e su quest'isola ci sono anche un sacco di animali, vi faccio subito vedere i cavallini. Ecco qui dei cavalli nella loro stalla, ci sono anche degli asinelli bianchi qua sull'isola e a quanto pare una specie di muflone che esiste solo qui. Questa è la piantina dell'isola, noi siamo sbarcati qui a Fornelli e adesso con la macchinina elettrica potremo seguire tutto questo percorso di strada asfaltata, cioè questa linea spessa blu. Poi ci sono anche i sentieri sterrati dove però possiamo andare solo a piedi, quindi magari lasceremo la macchina per fare un giro a piedi e poi andremo nelle varie spiaggette per fare il bagno. Ed ecco la nostra macchinina elettrica con cui gireremo tutta l'isola. Il famoso carcere. Io e mio fratello siamo seduti sul retro al contrario, così ci godiamo tutto il panorama. Questa è Cala Sant'Andrea, dove però non si può fare il bagno, è protetta. Infatti ci nidificano le tartarughe. Ecco uno degli asinelli albini in una zona protetta nel suo habitat naturale. Questo è il punto più stretto dell'isola, infatti si vede il mare di fuori. Il panorama è mozzafiato. Asinelli bianchi, siamo vicinissimi. Ecco dove ci fermiamo per fare un primo bagnetto. Questa caletta è veramente deliziosa. Abbiamo appena acquistato dei prodotti fabbricati con le piante dell'Asinara. Vi faccio vedere cosa ho comprato appena rientro. Qui siamo a Trabuccato, si vede una torre aragonese e qui potete vedere tutto il resto dell'isola, tutta la strada che abbiamo percorso.
pezzetto di panino. No, te l'hai un pezzetto di panino da basta. Ultimo bagno in questa caletta. Siamo riusciti anche a vedere uno dei famosi mufloni della Sinara che esistono solo qui. Ciao ciao macchinetta! Ora ci rimbarchiamo per tornare a Stintino. Eccomi carissimi, siamo rientrati un po' stanchi, interrati e sbruciacchiati, cioè per dirvi, io avevo il segno dell'infradito sui piedi, ma siamo felicissimi di aver fatto questa gita. I miei genitori l'avevano già fatta l'anno scorso con il trenino e la guida e magari si imparavano più cose riguardo la storia del carcere o la flora e la fauna dell'isola, ma così noi tutti e quattro insieme, da soli, sulla macchina elettrica, eravamo indipendenti, andavamo dove volevamo, ci fermavamo nelle spiaggette che ci piacevano di più e questo ci ha permesso di approfittare al massimo della giornata e niente, ci siamo divertiti tantissimo. Ora mi sono sistemata un attimo perché tra poco andiamo in pizzeria, ma mentre gli altri si finiscono di preparare vi faccio vedere i famosi prodotti che ho comprato. La marca si chiama Farmasinara e usa estratti vegetali ricavati dalle piante dell'isola e tutti i prodotti sono senza parabeni, senza siliconi e altre sostanze chimiche e quindi ovviamente sono molto naturali. Per prima cosa ho preso l'olio idratante da usare sia sotto la doccia che su pelle secca e la loro promessa è di non lasciare la pelle unta e in effetti quando me l'hanno fatto provare sulla mano si è assorbito molto bene e velocemente. Poi ho preso il latte idratante che può servire anche da dopo sole e come per l'olio l'odore che prevale è quello dell'elicrise che è una pianta tipica della macchia mediterranea insieme a una punta di menta, quindi molto fresco. Poi ho preso il sapone all'olio d'oliva con addirittura il latte d'asina dell'isola e in effetti oggi non ho mai visto così tanti asinelli in vita mia e c'erano tre profumi, mirto, miele e io ho preso melograno perché di nuovo era molto fresco e infine mi hanno regalato un balsamo labbra al burro di karité. Avevano anche delle saponette, dei prodotti per uomo per farsi la barba, dei sieri antietà, quindi una gamma molto larga. Hanno dei punti vendita in tutta la Sardegna, si appoggiano in delle strutture nel resto dell'Italia e dell'Europa e spediscono pure in tutto il mondo tramite il loro shop online, perciò se vi interessa vi incoraggio vivamente a visitare il loro sito, vi metto il link qui sotto.